I greci non formarono mai uno stato nazionale unitario, rimanendo per secoli divisi in piccole poleis, spesso in guerra le une con le altre. Ciononostante, essi percepivano la presenza di una sostanziale unità di fondo, di elementi comuni all'intero mondo ellenico, al di là di lacerazioni e conflitti. Si tratta di quello che lo storico Erodoto chiama «to ellenikon», espressione che potremmo tradurre con «l'identità greca». La consapevolezza di questa identità comune non impedì alle diverse città di scontrarsi in guerre anche violentissime. Essa però non venne mai del tutto meno, specialmente quando si trattava di contrapporre i greci nel loro insieme agli altri popoli estranei all'ellenikon e complessivamente definiti come barbari. Oltre alla lingua, un fattore identitario era costituito dalla religione. Tutti i greci si riconoscevano intorno alla venerazione degli stessi dei. Una religione che, a differenza della nostra visione moderna, non era un'esperienza individuale, non si fondava cioè su un rapporto personale di fede tra il credente e la divinità. Nel mondo greco e anche romano, la religione riguardava soprattutto la dimensione civica e collettiva e pervadeva ogni aspetto della vita associata. La religione greca non ebbe un libro sacro, né alcun profeta fondatore e nemmeno una casta sacerdotale, sebbene esistessero degli addetti al culto. Furono piuttosto i poeti, Omero e subito dopo Esiodo, a definire i tratti della concezione religiosa greca, ed è a partire da loro che si può parlare di religione olimpica. Olimpici, o che abitano le dimore dell'Olimpo, monte che sorge tra Tessaglia e Macedonia, è infatti la formula che designa gli dei nei loro poemi. Un altro importante fattore identitario legato alla sfera religiosa era lo sport, o meglio, la celebrazione dei giochi panellenici. I giochi erano chiamati panellenici perché gli atleti che partecipavano alle diverse competizioni, gare equestri, pugilato, corsa, pentathlon, eccetera, provenivano da tutta la Grecia.